serie B, l'amore che non si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento post partite dell'Avellino con diretta Stadio e Studio. Ci troviamo quest'oggi per la quinta puntata consecutiva a commentare una vittoria. Infatti l'Avellino ha fatto il pokerissimo in quel di Cesena vincendo per 2-1 appunto sul campo dei bianconeri. L'Emilia Romagna toglie, l'Emilia Romagna dà, e questo potrebbe essere il titolo di questa puntata nel nome di Gigi Castaldo, che in questo 2015, in quella che probabilmente è stata la pagina più triste di quest'anno dell'Avellino sul campo del Bologna, con quella maledetta traversa che ci ha negato la possibilità di giocare la finale per la Serie A, quest'oggi nella stessa regione però un po' più distante da Bologna, ovvero a Cesena, lo stesso Gigi Castaldo ha regalato questi tre punti importantissimi per la classifica dell'Avellino, una classifica che finalmente, e lo chiedo subito in apertura alla amico e collega Domenico Zappella qui in studio con me. Buon pomeriggio Domenico. Ciao Leonardo, buon pomeriggio a te, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Io dico semplicemente questo: 5 5 vittorie consecutive è il record dell'Avellino nella storia in Serie B. Non eravamo mai riusciti ad ottenere 5 vittorie consecutive, e come hai sottolineato stesso tu Leonardo, è un Avellino che viaggia a vele spiegate in classifica. Se pensiamo che qualche settimana fa a quest'ora eravamo proprio qui nei nostri studi a commentare una classifica deficitaria, oggi alla chiusura del girone di andata invece ci ritroviamo a commentare un Avellino da playoff, ed è questo che chiediamo anche al nostro telespettatore subito in diretta. Ciao, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Puoi abbassare un po' il volume del tuo televisore, gentilmente? Pronto, mi sente? Sì, 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 mi dica. Senta, io volevo dire una cosa. Mi auguro che la società e il presidente in prima persona si faccia sentire presso gli organi competenti per la vergognosa espulsione di Arini, dove onestamente parlando non ha fatto un fallo cattivo, non è stato ammonito, ha avuto un'espulsione veramente vergognosa, e mi auguro che il presidente possa tutelare non solo la società e la squadra, ma soprattutto a noi tifosi. Mi auguro che abbia questo spirito di intervenire e di far sentire la propria voce. Detto questo, sono contentissimo per la vittoria fatta a Cesena. La cosa che mi ha molto colpito è che, nonostante gli infortuni che abbiamo avuto e che abbiamo, e che diversi titolari non sono potuti scendere in campo, i ragazzi si sono dimostrati tutti dei veri gladiatori e tutti dei veri professionisti. Devo fare un mia culpa, e termino la telefonata facendo i complimenti a Tesserra. Perfetto. Grazie. Ringraziamo il nostro telespettatore che nella sua telefonata ha racchiuso un po' tutti i punti salienti di questa vittoria dell'Avellino. In primis abbiamo visto prima la classifica, adesso vediamo i risultati, ci torneremo tra pochissimo. Prima ascolteremo una telefonata che già sento essere pronta. Preparati Domenico, perché il nostro telespettatore ha parlato di un'espulsione e ci torneremo tra pochissimo. Ascoltiamo prima un'altra telefonata in linea. Pronto? Buonasera Domenico e Leonardo, sono Marco di Avellino. Ciao Marco. Che dire, bella la manita di Domenico e di Leonardo, che abbiamo fatto la quinta vittoria consecutiva, abbiamo sbancato anche il tabù Cesena, per vincere così è una cosa spettacolare.
solo una cosa, che l'espulsione di Arini non c'era, perché secondo me l'arbitro se l'ha inventato. Comunque andiamo allo stadio, io la frittura di pesce non l'ho mangiata, non voglio mangiare il 16 gennaio, andiamo allo stadio, forza Avellino, ciao. Ciao, grazie, Marco. Grazie a Marco da Avellino per questo messaggio, sarà un po' il clima natalizio, Leonardo, ma saranno soprattutto queste quinte, questa quinta vittoria consecutiva, davvero c'è un clima di esaltazione, di grande gioia, ed è giusto che sia così, perché l'Avellino ha dominato il lungo e largo, nonostante, come state sottolineando giustamente voi tifosi, noi volevamo prima sottolineare gli aspetti positivi e poi quelli negativi, perché dopo 21 giornate di campionato l'Avellino a 31 punti in classifica non ha mai ricevuto un calcio di rigore a favore, e soprattutto l'espulsione subita oggi ad Arini è davvero da censura, da vergogna. Abbiamo un altro telespettatore in diretta, ciao, buonasera. Ciao, sono Giuseppe da Napoli, sono Giuseppe, quello che sono simpatizzante dell'Avellino. Ci devo dire così a te, Stella, no? Che mi deve fare un grandissimo regalo dopo il 16, al davanti napolitanamente, diciamo, a Salernitano, perché finalmente, guarda, ci tiene, è una grande soddisfazione. Avellino, io peccato che non la posso fare a partire, perché non tengo come ti ho spiegato. Non ho la possibilità di vedermi la partita. Comunque vi faccio tantissimi gli auguri, è sempre forse Napoli e forse Avellino. E tantissimi auguri, buon anno. Giuseppe, Giuseppe, aspetta un attimo, perché io ho una curiosità da chiederti. Visto che tu sei tifoso del Napoli e simpatizzi Avellino, devi sapere che nel 2016 si aprirà subito con il derby Salerno-Avellino. Ma il derby qual è secondo te? L'unico derby della Campania? Guarda, non mi ricordo, la sincerità, perché io ho 70 anni. No, no, dico, qual è il derby campano? Qual era il derby campano per eccellenza? Non ho capito. Il derby campano per eccellenza, qual è? Ah, ma forse a credo. Il derby è uno, caro Giuseppe, Napoli-Avellino. Ah, cioè, vabbè, no, io ti fuori, prima il Napoli e poi l'Avellino. Non ti preoccupare, nessuno è uno. Va grazie, bene, grazie Giuseppe. Grazie mille Giuseppe. Ah, tantissimi auguri. Grazie anche a te, anche a te. Perfetto, quindi apriamola questa pagina, così ci togliamo subito il dente. L'unica nota negativa di quest'oggi, ancora una volta purtroppo, è stata la conduzione arbitrale, che per il resto della partita non è dispiaciuta, però no. In uno degli episodi chiave del match si è praticamente il signor Abisso si è inabissato e ha estratto questo cartellino rosso nei confronti di Mariano Arini, che ha pesato sì quest'oggi, perché l'Avellino ha dovuto difendere questo risultato in inferiorità numerica, ma peserà soprattutto per la squalifica che dovrà scontare Mariano Arini, e quindi già si sa purtroppo che il nostro gladiatore, l'uomo del centrocampo più in forma che ha l'Avellino in questo momento, salterà purtroppo il derby con la Salernitana. Ma abbiamo un'altra telefonata in linea e l'ascoltiamo volentieri. Pronto? Pace bene, sono il solito Carmine Frangillo. Ciao Carmine. Ciao Carmine. Ah, mamma mia. Mamma mia, finalmente. Giuseppe. Sì Carmine, dimmi. Ti raccomando, comunque, da quando feci quella telefonata che mi emozionava, ti ricordate? Come no? Come no? Tutto è cambiato, tutto, ma sono felice e dobbiamo essere tutti felici, tutti quanti. Un grande venito nel secondo tempo, ma l'Arcegreno non ha fatto nulla. Comunque, per quanto riguarda gli arbitri, dobbiamo riferire al presidente, fare pressione, anche io personalmente lo farò, neanche se io che conosco personalmente, ottimo direttore sportivo, dobbiamo fare pressione alla Lega, perché non abbiamo neppure un rigore fino adesso, e anche oggi l'arbitraggio non mi è piaciuto, sei d'accordo? No? Mi è piaciuto proprio. Siamo d'accordo. Siamo stati nettamente superiori al Cesena.
Carmine, siamo d'accordissimo, purtroppo lo abbiamo più volte evidenziato, se soprattutto nella prima parte del girone d'andata ci eravamo andati un po' con i piedi di piombo, anche perché non arrivavano purtroppo i risultati. Questa volta l'Avellino, lo diciamo chiaramente, sta lottando contro gli errori, i torti arbitrali che ha dovuto subire per tutto il girone di andata. Ti ringraziamo Carmine, ovviamente ti auguriamo un sereno fine anno e soprattutto uno spumeggiante inizio 2016. Perfetto, anche perché mi va di sottolinearlo ancora una volta quest'oggi, l'abbiamo sottolineato sì che l'Avellino finora non ha avuto neanche un calcio di rigore e come dico da diverse settimane l'Avellino è stata più forte anche quest'oggi di una conduzione arbitrale che ha lasciato un po' a desiderare. Andiamo ad analizzare, Domenico, questa classifica con l'Avellino. Ora sì, ora per questo 2015 lo abbiamo chiuso degnamente con una classifica finalmente degna di questa piazza e anche di questi tifosi, Domenico, che quest'oggi... Spettacolare, spettacolare, ormai non abbiamo più aggettivi per qualificare questa tifoseria. Stamattina, Leonardo, non ci siamo sentiti, abbiamo un altro telespettatore, sì, sì. Finisco giusto questo discorso, appena ho aperto il cellulare ho visto Facebook invasa da fotografie, da immagini della carovana che era in partenza alla volta di Cesena. Sono immagini commoventi, spettacolari, un po' quelle che abbiamo rivisto anche nel corso di questi giorni, di queste festività natalizie, andando un po' indietro con la memoria, rivivendo soprattutto la trasferta a Torino di Coppa Italia contro la Juventus. E a proposito di tifosi, ne abbiamo un altro in linea. Ciao, buonasera. Buonasera, sono Maria, vi faccio prima di tutti gli auguri di un buon anno. Ciao Maria. Abbiamo chiuso col botto. Decisamente. Ci voleva. L'unica cosa che non mi è piaciuta è l'arbitraggio. Ci ha buttato fuori Arini che non aveva, anzi, forse l'aveva subito il fallo, se guardiamo bene. La mossa azzeccata di Tessera è stata quella di mettere fuori Rea, inserire Insigne e spostare Gidai in difesa. Là è stata la svolta della partita. I lupi sono più forti di tutti i torti arbitrali che ci hanno fatto durante tutto il girone di andata. Non ci è stato dato un rigore a favore, ci hanno bersagliato di tutto e di più, addirittura i giocatori non protestano neanche più perché hanno paura di delle ammonizioni. Perché comunque vada, immancabilmente prendono l'ammonizione anche se hanno ragione. Comunque forza lupi e forza Avellino. L'unica cosa che mi dispiace è che Arini non c'è con la Salernitana. Quella è la partita da giocare veramente col sangue agli occhi. È così, è così. Grazie Maria, buonasera. Un grande bocca al lupo a tutti e questa è una vittoria dedicata a Matteo, quell'angioletto. Forza Matteo, forza Avellino. Brava, brava Maria, noi ti ringraziamo per aver ricordato questa sottolineatura importante, sempre forza Matteo, lo stiamo facendo da diverse settimane, tra l'altro ieri proprio parlando di episodi commoventi. Questo è davvero un episodio che deve essere sottolineato non da noi irpini, ma bensì dalla stampa nazionale, quello che davvero mi auguro, perché ieri un manipolo di tifosi è partito alla volta di Trieste il giorno, la notte di Natale, per raggiungere appunto l'ospedale dove in questo momento c'è il piccolo Matteo con la sua famiglia, per donare tutti i doni, ovviamente rigorosamente bianco-verdi, cercare di regalare un sorriso a Matteo, alla sua famiglia, e soprattutto per far capire che una provincia intera, un'intera nazione è dalla parte, vicino a Matteo, grazie a Manuela che appunto ci fa vedere questa immagine di Matteo con la sciarpa bianco-verde, quello striscione poi che è comparso martedì in Curva Sud con Lentella. Forza Matteo, è questo lo slogan che ovviamente non abbandoneremo mai. Vogliamo Matteo in Curva Sud, vogliamo Matteo qui ad Avellino. E così, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, abbiamo parlato del corso di Contatto Sport, sono gesti sempre questi da sottolineare, la stupenda coreografia
nella partita contro la Virtus Entella, come hai sottolineato tu anche Domenico, con quello striscione, è stato il regalo di Natale di tutta la Curva Sud nei confronti del piccolo Matteo. Noi salutiamo lui e tutta la sua famiglia e nel frattempo accogliamo nei nostri studi un'altra telefonata e l'ascoltiamo. Pronto? Pronto? Sì. Sono Nicola da Vercogliano. Ciao Nicola, buonasera. Volevo fare prima un grosso auguri a voi e a Matteo che appena ho visto della foto. Dicevo, vero che non ci hanno dato dei rigori, alcuni dubbi, alcuni magari eclatanti. Però diciamo che fino all'espulsione di Arini l'arbitro non mi è parso malvagio nei confronti di altre partite, diciamo così. Però io ho visto attentamente anche l'espulsione di Arini. Arini è, secondo me, è andato un po' a forbice, anche se magari gli stava un'ammonizione perché non aveva fatto un fallo fino allora. Ci voleva un buon senso dell'arbitro. Però io mi rivolgevo a voi giornalisti, soprattutto all'amico Zappella che vedo anche lì al basket. Diciamo che non cerchiamo di creare alibi perché fa finire che poi si perde una partita, dice ma l'arbitro non ci ha dato il rigore, facciamo più male a noi stessi, anche se sappiamo che siamo l'unica squadra in Europa che non ha avuto rigori fino adesso. Però voglio dire, prima dell'espulsione di Arini quest'arbitro mi è sembrato all'altezza, poi ha sbagliato sul diciamo, ci voleva c'era un arancione, un giallo arancione, diciamo, va, un po' sbiadito. Però non è stato il più brutto arbitro che abbiamo avuto, se sei d'accordo. Sì, beh, sì, è l'unica cosa Nicola, è in effetti è così, lo abbiamo sottolineato proprio in apertura di trasmissione. Fondamentalmente la gestione complessiva non è stata malvagia. Poi però, guarda caso, gli ultimi 10 minuti, secondo me, il signor Abisso ha completamente perso la bussola della gara, perché il rosso diretto è qualcosa davvero di allucinante. Per quanto sia potuta essere dura, diciamo così, l'entrata di Arini, io ti dico la verità, Nicola, lo dico a tutti i tifosi, avevo avuto addirittura la sensazione che Arini avesse colpito prima palla e poi eventualmente il calciatore del Cesena. Rivedendo al replay, Arini non colpisce la palla, colpisce il giocatore, ma al massimo ci può essere un cartellino giallo. Perde la bussola Abisso perché poi successivamente estrae un altro cartellino giallo anche a Gigi Castaldo. Noi l'abbiamo detto, quando ci sono state le sconfitte non abbiamo voluto puntare l'indice sugli errori arbitrali proprio per non fornire alibi alla squadra, l'abbiamo bacchettata. Ora che sono arrivate le vittorie e arrivano, soprattutto continuano ad arrivare questi torti arbitrali, dobbiamo sottolinearli. Ciao, buonasera, abbiamo un altro telespettatore in diretta. Pronto? Pronto, buonasera, sono Tony. Ciao Tony. Vi saluto e cerco di intervenire, di dire qualcosa. Prego Tony, buonasera. Questa vittoria vale doppia perché conquistata contro una squadra che ci precedeva di 3 punti, che stava nei playoff. Quindi, ed anche perché mi pare che sia la prima volta che abbiamo vinto al Manuzzi in Serie B. Sì. Era un campo stregato, quindi abbiamo tolto anche questa situazione. Tesser finalmente, diciamo così, ha dimostrato di essere un buon condottiero. Io l'ho criticato spesso, anche se poi ci abbiamo dato il salvacondotto l'ultima partita, se vi ricordate, quando abbiamo perso a tavola, ho detto lui si è cacciato in questa situazione, deve dimostrare di essere un buon allenatore, si deve tirare fuori da solo. E lo sta facendo, oggi ha azzeccato le scelte, c'è poco da dire. Per quanto riguarda l'arbitro, io già ne parlavo un'altra volta, se ti ricordi, soprattutto con Zappello, io l'ho detto che si sono scientifici qua, ormai c'è poco da dire, non si possono giustificare, perché alla prima occasione fanno di tutto per stare contro di noi. Io ho visto un sacco di falli del genere, non ho mai visto espellere un giocatore. Cioè, come si fa a cacciare fuori un giocatore in quella situazione? È proprio perché si voleva l'arrembaggio contro l'Avellino, diciamo che siamo, cioè, rimaniamo in 10 e poi alla fine, cioè, devono soffrire se vogliono vincere questa partita. Assolutamente questo non è un arbitro della Serie B,
in quanto esiste un abisso, tra virgolette, tra lui e la direzione di Nagare, soprattutto diciamo su campi professionistici. Per quanto riguarda la campagna acquisti di riparazione, siamo attenti a quello che facciamo, perché si può rompere il giocattolo, siamo attenti a chi acquistiamo. Dobbiamo portare giocatori motivati, combattenti, e ci serve anche qualche centrocampista, perché cioè, tirare la carretta per tutto il campionato con quei pochi centrocampisti che abbiamo, non so se ce la facciamo. Io già ho detto che ero contrario all'acquisto di Schwaff, che non ha dimostrato niente l'anno scorso, non ha dimostrato niente a Como, ha un caratterino, io mi ricordo pure contro Zappella l'anno scorso in un'intervista, è un caratterino particolare, non vuole essere criticato, cioè, mi pare già un cambioncino, fino ad adesso non ha dimostrato proprio niente. Quindi siamo tutti uniti, andiamo tutto lo stadio contro la Serenità, è una partita che bisogna vincere a tutti i costi, in quanto cambieranno veramente gli obiettivi della Vedina per questa stagione. Forza Lupi! Sempre! Sempre. Grazie Tony, ti auguriamo buon anno! Grazie. Perfetto, ringraziamo Tony. Volevo andare ad analizzare con te, Domenico, quella che è stata l'undici scelto da Attilio Tesser per la partita di quest'oggi, che si è trovato purtroppo ancora una volta a fare i conti con le emergenze, con le defezioni, soprattutto nel reparto difensivo, un reparto difensivo schierato quest'oggi con zero terzini, infatti erano schierati Chiosa a sinistra, tutti quattro centrali, Rea, Liggi al centro e Biraschi che rientrava in campo sulla destra. Gidai è tornato nel suo ruolo di centrocampista, ci torneremo tra pochissimo, diamo spazio nel frattempo ad un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Sono Mario d'Altavilla Irpina. Ciao Mario, ciao, buonasera. Mario. Vabbè, insomma, sono tante le cose da dire in questa circostanza e consentitemi anche di dire che è facile salire sul treno o sul carro adesso che insomma siamo in una striscia positiva. No, io vorrei non creare troppa attesa per il derby con la Salernitana, perché poi è una partita da vincere, ha un sapore particolare, ma comunque non vorrei che poi i ragazzi in squadra fossero un pochino presi da troppe responsabilità. E volevo commentare con voi una piccola cosa, la posizione di Bastien, tra tante cose, io ritengo che sia utilizzato da Tesser più in fase difensiva che offensiva, o perlomeno ritengo che il calciatore abbia anche delle ottime qualità a livello offensivo, quindi vabbè, poi sarà un discorso che è legato anche al girone di ritorno, però volevo sapere un pochino come la pensavate voi insomma in tal senso, ecco. Sì, ma in effetti l'abbiamo più volte Ligi non lo ritengo un centrale. Prego, finisci il tuo pensiero, Mario. Ecco, un'ultima piccola cosa, in un momento così goliardico e allegro vorrei salutare il piccolo Marco e dirgli lascia stare Gio Berardino e datti un pochino più alla ricerca di donne, ecco così, grazie. Va bene. Utilizziamo il mezzo televisivo anche per lanciare questi messaggi al di là appunto della goliardia, come sottolineava lo stesso nostro tifoso Mario sulla posizione di Bastien. Io però sento sempre sì. Vediamo se ce la fai a finire il pensiero. Effettivamente, come dici tu Mario, Bastien ha dei compiti, ha avuto dei compiti anche di copertura, ed è per questo che spesso e volentieri Tesser l'ha utilizzato in posizione di trequartista rispetto ad Insigne, a maggiore propensione in fase difensiva rispetto ad Insigne. Però permettetemi, apro e chiudo parentesi, quest'oggi Insigne ha spaccato letteralmente in due la gara, è stato secondo me devastante nel momento in cui è entrato, ha dato la scossa buona le giocate da parte del trequartista, e soprattutto adesso con l'arrivo di Alessandro Sbaffo vedremo secondo me Bastien nella sua posizione naturale, quella che ha avuto nel secondo tempo proprio con l'inserimento di Insigne, e i risultati si sono visti. Buonasera al nostro telespettatore, ciao. Buonasera, salve, sono Antonio di Contrada. Ciao Antonio. Voglio fare prima un saluto a mio cugino Antonio, che oggi è la prima volta assistita alla partita qua a casa e ha portato fortuna. Fallo venire sempre. Sempre, già adesso, tra poco glielo dirò di persona. Io voglio più che altro un vostro consiglio. Ma era necessario acquistare Salvatore Masiello, un giocatore da quasi un anno e mezzo che non giocava? Non era meglio un giocatore che è già di categoria, un giocatore di
di Serie B, perché a noi questi mancano, perché a noi oggi quella partita, oggi la prima volta per la verità ho sofferto fino a, anzi non ho sofferto fino al 63esimo, ma dopo l'espulsione di Arini l'arbitro ha remato contro ogni fallo del Cesena fino a quell'ora rossa, che poi dopo ero convinto che la Lisa avrebbe fatto, perché oggi è stata una partita spettacolare, tutti hanno dato il loro. E poi dando l'occasione di salutarvi, gli auguri a voi e tutte le redazioni di buone feste e buon anno a tutti. Grazie Antonio. Grazie Antonio, ricambiamo, saluta il cugino, fallo venire sempre a casa tua a vedere le partite dell'Avellino se i risultati devono essere quelli. Ci chiedevano un'opinione su Masiello, il cui ingaggio ancora non è stato ufficializzato, credo sarà fatto nei primi giorni di gennaio, giocatore che dovrà sostenere, ricordiamo, prima le visite mediche domani. Sì, domani Salvatore Masiello si sottoporrà a visite mediche a Villa Stuart a Roma, come sempre parliamo di un centro specializzato tra i migliori, anzi il migliore in Italia. L'Avellino vuole vederci chiaro sulle condizioni ovviamente fisiche di questo calciatore, che tecnicamente, lo diciamo sin da subito, non ha bisogno di presentazione, parla il curriculum di questo atleta che però, come sottolineava anche il nostro telespettatore, è fermo da quasi un anno proprio per questo infortunio che ha subito. Se supererà le visite mediche ci sarà immediatamente la firma, e caro il nostro Antonio, lo dico a te, lo dico un po' a tutti i tifosi, io penso che spesso e volentieri nel calcio non contano i curriculum, non contano tante procuratorie e tante altre piccole cose, contano soprattutto le motivazioni. Secondo me un Salvatore Masiello che arriva ad Avellino dopo un anno di inattività è un acquisto di notevole spessore che l'Avellino potesse effettuare, soprattutto in considerazione della voglia di rimettersi in gioco da parte di questo calciatore che, come detto, ha fatto la differenza anche in Serie A. L'anno scorso, prima dell'infortunio, era il titolare della Leonardo. Due anni fa, prima dell'infortunio, era titolare inamovibile della corsia sinistra del Torino in Serie A, quindi è un signor giocatore. Aspettiamo le visite mediche per capire anche in che condizioni arriverà, saremo a vedere. Nel frattempo ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, sono Michele. Ciao Michele, buonasera. Ciao, abbiamo vinto una bella partita. Nel secondo tempo forse le sostituzioni hanno prodotto il ribaltamento del risultato. Con Gidaschi da sulla linea dei difensori il risultato è cambiato. Ci serve forse più lì dietro, paradossalmente. L'unico problema è che se lo mettiamo dietro poi abbiamo bisogno di centrocampisti, perché già contro la Salernitana non abbiamo Arini, siamo solo in quattro. Poi se Gidai lo mettiamo dietro diventano tre, perché Zito ormai non fa parte più dei piani, non so se sarà ceduto. Dattili è giovane, per quanto può dare. E poi non abbiamo altri giocatori, c'è anche D'Angelo, oggi è squalificato, però siamo troppo corti, perché se basta uno che viene squalificato non ce la facciamo. Quindi a centrocampo dobbiamo intervenire, anche qualche intervento in difesa, come ha detto anche Salvatore Masiello, il terzino. Però non bisogna rovinare, fare i giusti innesti senza rovinare troppo gli equilibri, perché altrimenti poi andiamo a acquistare gli altri, andiamo peggio di prima. Ci vogliono i giusti giocatori. È così. Poi per quanto riguarda il primo tempo, forse la rete l'abbiamo subito perché giocavamo senza Gidai al centro, lì Girai sono troppo macchinosi e lenti, non è un caso che abbiamo subito la rete con quei due lì in mezzo, lì anche il problema, anche qualche difensore centrale ci occorre, qualche terzino e qualche centrocampista, almeno un centrocampista, se non due addirittura, perché siamo davvero corti, che se lo Gidai lo mettiamo in mezzo, poi abbiamo solo altri quattro centrocampisti, compreso D'Angelo, che oggi basta che viene squalificato uno e andiamo in difficoltà, non abbiamo chi far entrare poi nel secondo tempo. Questo volevo dire. È così, Michele. Buon anno. Grazie. Grazie. Il nostro Michele ha aperto un fronte di dibattito. Noi sono giorni che stiamo discutendo su questo, sull'arretramento di Gidai, sulla linea di difesa, che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. Sì, assolutamente, perché secondo me Tesser sta valutando questa possibilità di inserire, di considerare Gidai nel pacchetto arretrato. Questo che cosa significa? Significa che ovviamente l'Avellino in fase di calcio mercato potrebbe puntare su un centrocampista tra l'altro ovviamente di qualità, non puntare su
un difensore centrale, anche perché, permettimi Leonardo questa considerazione, al di là di qualche critica che comunque c'è stata, come abbiamo ascoltato anche quest'oggi, nei confronti dei due centrali dell'Avellino, però io alzerei le mani rispetto al gol di Djuric, perché bisogna, così come sottolineiamo l'importanza, la classe dei nostri attaccanti, gol eccezionali, dobbiamo considerare anche gli avversari che abbiamo di fronte. A parte che oggi abbiamo giocato contro una squadra che l'anno scorso, ve lo ricordo, era in Serie A, abbiamo giocato contro un attaccante, Djuric, che l'anno scorso ha fatto la Serie A. È un stato protagonista anche nelle qualificazioni europee con la Bosnia. È un attaccante di assoluto spessore, e secondo me lì poteva esserci anche, non so, si facevano tanti nomi, Pisacane, Elim, poteva esserci qualsiasi difensore. Secondo me oggi quel gol lo prendevi ad occhi chiusi, perché bisogna ammettere anche le qualità degli avversari. Li vedremo più avanti tutti i gol, gli highlight della partita di quest'oggi. Nel frattempo ascoltiamo un altro telespettatore al telefono. Pronto? Pronto, buonasera, chiamo Don Baglioni. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Ma io volevo dire una cosa, adesso non l'ho detto, però adesso la voglio dire. Sono 21 giornate che questi arbitri non ci hanno dato un rigore a favore, e poi espulsione tutto contro l'Avellino. I 31 punti che ha fatto l'Avellino se l'ha conquistati con sudore e voglia di giocare e di far divertire la tifosa, no, perché ci hanno aiutato là. Guardiamo oggi l'espulsione di Avellino che non c'era proprio. Ma come si fanno a inventare certe espulsioni? Io non lo so, questi non sono abili in buona fede, sono in mala fede. Questi non ci devono passare più per l'Avellino, perché sono abili incompetenti. C'è stato pure un ballo su Castato e non è stato fischiato. Cioè, io non lo so, perché su 2-1 stavamo portando bene a termine la partita, che poi con l'espulsione di Avellino potevamo far compromettere la partita. Cioè, io non lo so, sono 21 partite, c'è qualcosa che secondo me non fa, c'è qualcosa che puzza forse. Io solo questo volevo dire. Poi per quanto riguarda la squadra, abbiamo una grande squadra, è inutile che dire quel tifoso che ha parlato prima. Secondo me ormai la società già sa quello che deve fare, quindi noi che facciamo lavorare la società, e speriamo che resti trotta ad Avellino, se vogliamo avere qualche funzione di playoff. Su tutto questo voglio dare solo gli auguri di un buon anno a tutta la redazione, tutti i tifosi dell'Avellino e tutti quelli di Prima TV. Grazie, buonasera e buon anno. Grazie. Antonio, grazie Antonio, tanti auguri anche a te. Per quanto riguarda il mercato, Domenico, abbiamo detto di Masiello, abbiamo sempre detto nelle scorse settimane, la base saranno tre acquisti, probabilmente due terzini. Masiello, si fa anche il nome di Fucino del Lanciano, il terzo acquisto dovrebbe essere Sbaffo. A questi tre però, alla luce proprio di questo, potrebbe arrivare un altro elemento, come stiamo dicendo, molto più probabilmente un centrocampista rispetto ad un difensore, e ci potrebbe essere qualche altro movimento solo in caso di uscite eclatanti, e potrebbe essercene qualcuna, ma ne parleremo più avanti, ne parleremo anche domani sera nel corso dell'ultima puntata dell'anno di Contatto Sport. Nel frattempo ascoltiamo un altro telespettatore in diretta. Pronto? Pronto, ciao Leonardo, ciao Domenico, sono Sergio da Borgomanero. Ciao Sergio, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. E niente, oggi è stata una bellissima partita, il primo tempo giocata così così, ma il secondo tempo stupendo. E che dire, io secondo me come acquisto molto importante che può essere a gennaio, è se il presidente riuscisse a trattenere Trotta e a fargli prolungare il contratto. Quello sarebbe il migliore acquisto che fa l'Avellino, perché davanti, senza Trotta, secondo me, perché lui ha un peso molto importante, io la vedo così, poi vedete voi. Però a questo punto, se dobbiamo sognare, cerchiamo di sognare pure con Trotta, perché se va via pure lui non lo so. E il resto niente, che stavate parlando, perché io sono rientrato proprio da poco.
Un po' di tutto, Sergio. Un po' di tutto, scommetto pure di acquisti, giusto? Sì. Eh no, niente, io ho sentito su Sky che parlavano di Masiello, sicuro, sbaffo, è vero, insomma. Sì, diciamo, ecco appunto, un altro telespettatore prima ci ha chiesto delle informazioni. Io dico, Sergio, semplicemente questo, che al 27 dicembre l'Avellino ha praticamente già definito tre acquisti importanti di categoria, di spessore, che portano il nome di Alessandro Sbaffo, di Pucino e di Salvatore Masiello. Come ha detto, su Salvatore Masiello sarà decisivo il responso medico, domani sarà a Villa Stewart a Roma a sottoporsi alle visite mediche. Beh, io penso che una società che riesce a muoversi con così tanto anticipo, in grado di poter dare già tessera, lo diciamo sin da subito, l'Avellino riprenderà presumibilmente il 4 gennaio, perché entro il 3 ci sarà il ritorno in città di tutta la squadra. Consegnare a tessera già dal primo giorno di allenamento di gennaio del 2016 probabilmente tre nuovi acquisti, secondo me è qualcosa di eccezionale e che potrebbe davvero spalancare le porte a possibili nuovi obiettivi, quelli che l'Avellino si è prefissato ad inizio campionato e che qualcuno solo qualche settimana fa invece parlava di retrocessione. Fermo restando che, come questa squadra sta dimostrando, poi così tanto scarsa non lo è, quindi ovviamente noi confidiamo nel lavoro della società, nella società biancoverde, e anche per quanto riguarda Trotta, Sergio, ovviamente anche noi ci auguriamo nel fatto che appunto possa restare con la maglia biancoverde, ma ovviamente se resterà con l'Avellino dovrà dimostrare, come ha fatto soprattutto in queste ultime giornate di campionato, di indossare degnamente la maglia biancoverde. Via quindi a tutte le voci di cessione, di acquisto, Serie A, Serie B, Serie Lega Pro. A me non interessa, a me interessa che Trotta indossi degnamente, come sta facendo, la maglia biancoverde e ci trascini, perché no, ai playoff e che a quel sogno, come ha fatto nel girone di ritorno dello scorso campionato. Ascoltiamo un'ultimissima telefonata prima di andare in pubblicità e rientrare con le immagini di Cesena Avellino. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao, buonasera, chiamo da Avellino, sono un tifoso dell'Avellino, mi chiamo Luigi. Ciao Luigi. Prego. Quello che vorrei dire è che secondo me non bisogna... bisogna dimenticare che bisogna fare qualche acquisto in difesa, insomma non bisogna dimenticare i trascorsi e quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, perché abbiamo urgenza di qualche difensore, i due esterni e un centrale difensivo, credo un centrocampista, che il presidente ce l'ha promesso questo acquisto, che dice che forse già l'ha chiuso questo acquisto. Non bisogna farci ingannare dagli ultimi risultati che ha fatto l'Avellino. E poi forza lupi e auguri a tutti di buon Natale e felice anno nuovo. Grazie Luigi, anche a te. Forza lupi, forza Avellino sempre. Tanti auguri già passati per Natale, per l'anno nuovo. Li facciamo oggi, li faremo anche domani sera a Contatto Sport. Ora una breve pausa, poi rientriamo in studio e andiamo a rivedere gli highlights di Cesena Avellino. Rieccoci con diretta stadio e studio, apriamo questa seconda parte con una notizia di pochi minuti fa. È stata rinviata la partita tra Perugia e Vicenza, che si sarebbe dovuta giocare alle 17:30, probabilmente si recupererà nella settimana dopo la prima giornata del girone di ritorno. Tra pochissimo quindi andremo a vedere tutti i risultati e la classifica aggiornata per il momento, in attesa di questo recupero di gennaio. Però nel frattempo, Domenico, lascio la parola a te per andare a rivedere e ricommentare tutte le immagini salienti di Cesena Avellino con la vittoria dei Lupi. Vediamole. Chiedo alla regia di mandare in onda le immagini
di questo successo, eccole qua Domenico. Eccole qui, stadio Manuzzi, gara a rischio nebbia, come abbiamo visto invece è stata rinviata a Perugia, fortunatamente la nebbia concede una pausa, la visibilità è ottimale, l'Avellino scende in campo con collaudato 4-3-1-2 nonostante ben 7 assenze. Tesser propone tutte e quattro i centrali con Chiosa a sinistra e Biraschi a destra, recupero lampo per il difensore biancoverde, tra l'altro uno dei migliori in campo come sempre, in avanti Gigi Castaldo, al suo fianco Marcello Trotta. Si parte con il Cesena che cerca inizialmente di fare la partita e arriva infatti al 12esimo questo gol straordinario di Milan Djuric, cross dalla sinistra di Denzetti a volo, eccolo, lo rivediamo ancora una volta, a volo di sinistro Djuric infila l'incolpevole Frattali, un grandissimo gol da parte dell'attaccante del Cesena. L'Avellino però gioca meglio, ha un buon possesso di palla, siluro di destro di Bastien, fa le prove del gol, palla alta di poco sopra la traversa, controlla con lo sguardo agli ardi, l'Avellino prova ad insistere ancora con Castaldo che arriva al limite dell'area, scaglia il sinistro, Agliardi controlla, poi è la volta di Arini che cade in area di rigore, anche qui non c'è il calcio di rigore, poi corner dalla bandierina, c'è questo tentativo, sì, Ragusa diagonale di un soffio al lato, l'Avellino si fionda ancora una volta in contropiede, altro tiro di Bastien dalla lunga distanza, Agliardi controlla, poi proprio al 45esimo Ragusa sfugge alla difesa biancoverde, esce fortunatamente Frattali che anticipa. Ecco qui il cambio, al primo minuto dentro Insigne, fuori Rea, un cambio azzeccatissimo, l'Avellino entra in campo pigiando il piede sull'acceleratore e dopo pochi minuti, ecco al settimo minuto ci prova subito Insigne, sinistro micidiale, Agliardi devia in corner dalla bandierina, lo stesso vedete Insigne, palla Bastien, diagonale mortifero di destro di Samuel Bastien, un gol straordinario, ormai Bastien ci ha abituato a gol importanti e soprattutto di pregevole fattura, la palla si infila nell'angolino basso, non può davvero fare nulla Agliardi che poi si esalta al decimo dopo 3 minuti quando sul cross di Biraschi Castaldo in corna di testa, Agliardi strepitoso devia sopra la traversa con l'aiuto appunto della traversa, il Cesena ha poi degli spunti interessanti, fortunatamente qui non ci arriva Ragusa sul cross di Icone, poi è la volta di un cross dalla qui è l'azione solitaria da parte dell'esterno di che con Chiosa che salva sulla linea, l'Avellino eccolo qui, Trotta recupera palla, cross basso, Castaldo stoppa e di destro infila la palla nell'angolino alto, la corsa di Gigi Castaldo verso l'incredibile settore ospiti del Dino Manuzzi di Cesena, oltre 1300 tifosi in festa, preciso, spietato Gigi Castaldo ed eccolo qui il cartellino rosso vergognoso da parte del signor Abisso ad Arini. Manuele, cosa è successo? Manuele, cosa è successo? Dimmi tu dalla regia perché io non vedo il replay. No, torneremo tra poco perché lo stai mandando tu a ripetizione, io lo vedo perché l'immagine è sempre quella. C'era un primo piano, lo abbiamo visto perché abbiamo visto la partita ovviamente attraverso le telecamere di Sky, c'è un replay chiaro in primo piano e poi arriva il triplice fischio fortunatamente. C'è un primo piano preciso, netto, del fallo che ha commesso Arini e negli highlights non è stato inserito. Penso che possa bastare però anche questa immagine per far capire ulteriormente di quanto sia stato inopportuno, indecente. Grazie Emanuele perché dalla regia ci sta proponendo un'azione un po' più ravvicinata.
cercando di vedere, ma possiamo ingrandirlo, il fallo, possiamo vedere il fallo c'è. Il fallo c'è, è indiscutibile, però il russo diretto è qualcosa di indecente, perché di questi falli io ne vedo agliosa, anzi ne vedo acchiosa. Ne vedo decisamente più cattivi, a volte assolutamente non ci sono neanche i cartellini. L'abbiamo visto anche nella partita di Como con Gezzallo, che ha fatto un fallo da dietro. Gezzallo, per dire è uno degli ultimi. Ricordi l'infortunio occorso al centrocampista del Cagliari, D'Ossena? D'Ossena a parte di Coli. Coli, se non vado errato. Sì, neanche, si è rotto tibia e perone. Tibia e perone, neanche cartellino giallo. Poi mi cacci il rosso diretto per un fallo del genere, che non è cattivo, non è assolutamente. I due giocatori vanno in contrasto sulla palla, si vede chiaramente. Ecco, guardate lì. Anzi, secondo me Arini era addirittura in vantaggio. C'è il fallo. Vuoi estrarre un cartellino? Estrai il giallo, ma il rosso. Non esiste né in cielo né in terra, ecco, le mani tra i capelli di Arini. Fortunatamente si vede nettamente che Arini guarda il pallone e non guarda l'avversario. Da questa immagine si vede ancora meglio. Arini sta guardando solo il pallone ed era anche in anticipo rispetto all'avversario. L'arbitro è lì sotto, quindi ha la visuale completamente libera, la sta vedendo come la stiamo guardando noi in questo momento, ha la visuale libera e prende questa decisione assurda che priverà l'Avellino di un calciatore importante come Mariano Arini per il derby con la Salernitana. Io sto guardando questa immagine, al di là dell'assenza del replay, rimango indispettito per un altro episodio. Questa volta ci hanno messo un episodio di Arini che chiede il calcio di rigore, che anche durante la partita non è stato chiesto. Cioè Arini ha messo le mani nei capelli, però di solito in casi di episodi ancora più gravi ed eclatanti le immagini non c'erano. Ora quest'oggi, forse come contentino di fine anno, ci hanno messo questa immagine di un rigore che, lo diciamo, non c'era, anche perché il fallo in questo caso non c'era nessun dubbio. Anche se vogliamo prendere solo le telefonate che ci sono arrivate, nessuno ha parlato di questo calcio di rigore, perché nessuno si è lamentato di un possibile calcio di rigore quest'oggi. E questa qui l'azione, andiamo a vedere, e quest'oggi ci mettono l'azione. Mi sa tanto di presa in giro. Mi sa tanto di scorrettezza, perché come più volte abbiamo sottolineato anche noi emittenti private locali, ogni anno siamo costretti all'esborso, il nostro editore è costretto all'esborso di diverse migliaia di euro per ricevere le immagini televisive, che come ben sapete sono proprietà di gestione di Infront, che poi dà i diritti a Sky e successivamente a tutte le emittenti locali, e purtroppo quindi ogni volta anche gli highlights ci vengono inviati. Noi non possiamo assolutamente precostituire queste immagini, non possiamo far entrare le telecamere all'interno dello stadio se non all'interno degli spogliatoi, e come ben sapete quest'anno Prima TV è tra le esclusiviste della Mix Zone proprio per quanto riguarda le partite in casa. Abbiamo un altro telespettatore in diretta, ciao, buonasera. Buonasera, sono Francesco, mi chiamo D'Avellino. Sono alcune considerazioni. Ovviamente tutti contenti per questa vittoria, speriamo che sia anche un motivo in più per far entusiasmare il presidente D'Accone per quanto riguarda il mercato. Ovviamente la zona che a noi interessa si sta avvicinando sempre di più, e speriamo appunto che il presidente tenga anche questo come valutazione. Poi un'altra cosa, adesso viene la Salernitana, la battiamo, una salvezza tranquilla, e per me il campionato è da 10 lode. Vi saluto, grazie. Ciao Francesco, grazie anche a te. Andiamola a vedere la classifica che abbiamo già analizzato prima. Domenico,
guardandola, analizzando da microfoni spenti, abbiamo visto che praticamente tra le prime due e la terza c'è già un netto distacco. Sì, sì, c'è questo netto distacco, 7 punti di vantaggio da parte della seconda, ovvero il Crotone, sul Novara, che nonostante la sonora sconfitta subita oggi a Modena mantiene il terzo posto in classifica. Sale invece a quota 37 il Pescara, diciamo che dal terzo al nono posto attualmente occupato dal Perugia, ma con una gara in meno è un campionato apertissimo, possibile ad ogni soluzione. Appunto diverse squadre raccolte in appena 8 punti, aggiungiamoci anche il Trapani e Lentella per completare la parte sinistra della graduatoria. Ci sono 10 punti tra Novara ed Entella, le distanze non sono eccessive, però a me colpisce questo più 7 da parte del Crotone. Ovviamente non fa notizia il primo posto del Cagliari, perché è obbligato a vincere questo campionato, è obbligata alla promozione diretta in Serie A. Mi sorprende, come detto, invece il Crotone, così come mi sorprende in negativo il Cesena, perché insieme al Cagliari doveva essere la squadra appunto chiamata ad ottenere quantomeno il secondo posto, quantomeno la promozione, il ritorno nuovamente in Serie A. E invece proprio anche in virtù di questa sconfitta subita quest'oggi ha gli stessi punti fortunatamente dell'Avellino. Tra l'altro noi siamo al settimo posto proprio perché abbiamo vinto questo scontro diretto, quindi nell'ipotetico caso in cui il Perugia battesse nel recupero a questo punto il Vicenza, avremmo comunque chiuso il girone di andata all'interno della griglia playoff. Però caro Leonardo, proprio perché io sto osservando attentamente questa classifica, soprattutto perché mi vengono, ecco, vediamo tra l'altro i risultati di questa giornata, riepiloghiamo ai nostri telespettatori: l'Ascoli ha vinto con lo Spezia per 3-0, pareggio a reti inviolate tra Brescia e Ternana, 3-0 del Cagliari contro la Pro Vercelli, la vittoria in trasferta dell'Avellino a Cesena, il Como batte al 95esimo la Salernitana con un rigore di Gans, Salernitana in piena crisi, così come il Livorno di Mutti non ha ancora ottenuto una vittoria. Il Lanciano batte appunto il Livorno per 2-1, vittoria in trasferta del Pescara nell'anticipo contro il Latina. Come detto, il Modena ha battuto il Novara per 3-0, Perugia Vicenza rinviata, il Trapani batte il Bari 1-0, e l'altra vittoria esterna è quella del Crotone sul campo della Virtus Entella. Questi i risultati, la classifica l'abbiamo vista. Leonardo, sono le ore 18:30 di domenica 27 dicembre 2015. Io voglio lanciare una provocazione, proprio perché siamo in un clima di festa, non solo appunto per il Santo Natale, per l'approssimarsi del 2016, ma soprattutto per le 5 vittorie dell'Avellino. Io faccio questa provocazione: e se la società riaprisse la campagna abbonamenti, quale sarà la risposta della tifoseria biancoverde? Faccio questa domanda anche perché sapete tutti che alla ripresa ci sarà questo derby al Partenio Lombardi. Io lo dico sin d'ora, c'è da scommetterci che nei prossimi giorni, caro Leonardo, dovremo affrontare il discorso capienza del Partenio Lombardi. Finora non lo abbiamo mai affrontato perché non si è mai riempito lo stadio. Sono convinto, strasicuro, che appena l'Avellino inserirà l'orario di apertura dei botteghini per Avellino Salernitana, ci sarà una ressa. È facile immaginare che i biglietti di Curva Sud, così anche quelli di Tribuna, andranno esauriti nel giro di qualche giorno, senza dimenticare che poi al Partenio arriveranno altre due sfide abbastanza calde, perché dopo il derby ci sarà parlo delle partite ovviamente in casa, ci sarà il Cagliari di Rastelli, ci sarà il Bari, ed è per questo che io mi auguro
che ci sia una risposta importante da parte della tifoseria erpina, perché no, magari questo è un messaggio che lanciamo alla società, provare quantomeno a riaprire la campagna abbonamenti come è stato fatto del resto negli ultimi anni, anche se poi purtroppo non c'è stato un dato diciamo abbastanza significativo, però quest'anno rispetto al passato chissà che la tifoseria non possa rispondere presente, anche perché i numeri lo dicono chiaramente, l'Avellino soprattutto in trasferta è la squadra, la tifoseria che segue maggiormente con più persone l'Avellino, la propria squadra del cuore in trasferta. Oggi è stato impressionante il colpo d'occhio, anche noi attraverso la televisione ascoltavamo solo i cori dell'Avellino, e tra l'altro, se non vado errato, anche lo stesso tecnico Attilio Tesser, Gigi Castaldo l'hanno sottolineato, quest'oggi a fine gara abbiamo un pubblico incredibile da Serie A. Tra poco torneremo per una curiosità su Gigi Castaldo. Per quanto riguarda quello che stai dicendo sui tifosi, mi trovi d'accordo sulla possibilità di poter aprire nuovamente la campagna abbonamenti, un po' meno per quanto riguarda la capienza, nel senso che finora, come hai detto tu, non è mai sorto il problema della capienza, perché le persone allo stadio erano sempre le stesse, non si è mai superato quota 7.000 spettatori, la capienza, ricordiamo, mi pare che sia intorno ai 10.000 posti, quindi 10.350 se non vado. Credo che probabilmente si arriverà al sold out solo in queste tre partite che hai elencato, sia con Salernitana, Cagliari e Bari, che sono partite più sentite. E mi viene anche da dire, così come stiamo facendo un appello tra virgolette alla società a riaprire questa campagna abbonamenti, mi viene a dire a tutti i tifosi che adesso si accalcheranno per andare allo stadio a vedere Avellino Salernitana e fare il sold out, tutti questi tifosi finora dove erano? Mi viene da dire, tutti questi tifosi, come ha detto anche un altro telespettatore prima, adesso è facile salire tutti sul carro dei vincitori, ma tutti questi tifosi che qualcuno etichetta come occasionali, finora quando le cose andavano male, quando l'Avellino si trovava nella parte destra della classifica, quando l'Avellino, ricordo, si è trovato in un punto del campionato addirittura penultima in classifica, tutti questi tifosi dove erano? Quindi da un lato sono d'accordo con la proposta, perché no, di riaprire la campagna abbonamenti. Probabilmente il problema della capienza si potrà andare ad analizzare qualora anche questa campagna abbonamenti vada a gonfie vele, allora a quel punto la società si vedrà costretta a dover aprire nuovamente il discorso capienza, però fino a quel momento i numeri finora in trasferta abbiamo numeri eccezionali che vanno non vanno di pari passo con le presenze allo stadio Partenio Lombardi, che purtroppo da inizio anno, l'abbiamo detto, sono sempre gli stessi che vanno a vedere la partita in casa. Anche la società mi sembra di averci messo una pietra sopra, alla luce anche dei prezzi che ha messo, non mi ricordo adesso per quale partita in particolare, una partita in casa se non erro contro il Perugia, con prezzi popolari in curva e nelle due tribune, anche in quel caso non si è di poco superato i 7.000 presenti allo stadio. Quindi per quanto riguarda la capienza è un discorso che va aperto, se va aperto, un po' più avanti. Nel frattempo noi apriamo nuovamente il telefono e accogliamo un altro telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera, chiamo da Montella, sono Giovanni. Ciao Giovanni. Volevo innanzitutto fare gli auguri a tutti. Grazie. Poi riguardo a quel discorso che stai facendo prima per i tifosi, non mi trovo d'accordo con te. Perché? Perché probabilmente fino adesso la gente era delusa un po' dalla squadra e delusa anche dal modo di condurre la campagna acquisti da parte della società. Che magari venissero tutte queste tre partite, riempissero lo stadio, anzi sarebbe una cosa positiva, quindi bisogna favorire una cosa del genere, non bacchettarli. Poi riguardo al mercato, io spero davvero che il presidente non lasci andare via Trotta, ma io faccio un appello proprio a Trotta: ma tu vuoi andare via da Avellino per giocare dove? Nel Frosinone, in una squadra che probabilmente retrocederà dalla A alla B di nuovo? Sarebbe assurdo.
andare via da Avellino per giocare in Serie A vuol dire giocare nella Juve, nel Napoli, nella, in un'altra squadra diciamo di medio-alta classifica. Che senso ha andare a giocare in Serie A in squadra del genere? È così. Spero con tutto il cuore che il presidente non lo lasci andare via, che non pensi solo ai soldi, pensi al futuro dell'Avellino, perché se pensiamo di andare in Serie A con giocatori in prestito e così via, secondo me faremo almeno altri 10 anni di Serie B. Punto solo questo, grazie. Va bene, grazie Giovanni, buona serata, tanti auguri. Sul discorso dei tifosi abbiamo aperto e chiusa questa parentesi. Volevo tornare su un discorso di Castaldo che ti ho detto prima, che avevo preparato una chicca. Comincia a tremare perché il tuo idolo Raffaele Biancolino comincia a vacillare per il suo record di gol. Lo sai bene. Perché Biancolino al momento è a 57 reti con la maglia dell'Avellino. Gigi Castaldo con la rete di quest'oggi è salito al terzo posto del podio con 48 reti, a sole 2 reti al momento da Livio Gennari, che è a 50 gol. Quindi il primato del pitone inizia a vacillare. Quindi sono contento per Castaldo, anche perché sono Biancolino e Castaldo fanno parte della storia attuale dell'Avellino. Entrambi ci hanno trascinato al ritorno in Serie B qualche anno fa. Ricorderete il campionato di Lega Pro, Assunti Gold, la coppia Castaldo e Biancolino ci ha permesso appunto di ritornare nella serie cadetta, che poi stiamo mantenendo davvero in maniera incredibile, terzo campionato consecutivo in serie cadetta. Io sto facendo un po' quasi una sorta di bilancio, perché questo 2015 è stato strepitoso, al di là di queste ultime 5 vittorie che ci restituiscono ovviamente il sorriso. Ci rendiamo conto che siamo stati davvero a pochi centimetri dal possibile sogno chiamato Serie A. Se ancora ripenso a quelle scene, a quelle emozioni, mi vengono i brividi, e soprattutto se ripenso che qualche anno fa a quest'ora commentavamo partite di Serie D, di Lega Pro seconda divisione, di Lega Pro prima divisione, beh, è qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo espugnato lo stadio Manuzzi, che non avevamo mai espugnato nella storia del calcio bianco-verde. Abbiamo espugnato uno stadio che l'anno scorso, contro una squadra che l'anno scorso ha disputato la Serie A. Beh, forse c'è da riflettere su questi risultati, su questi dati che l'Avellino ha saputo conquistare nel giro di questi anni, forse proprio perché si sono susseguiti nel giro di pochissimo tempo. A volte si chiede, si pretende la luna. Restiamo con i piedi ben saldi a terra, lo dico anche in primis a me stesso in questo momento di grande esaltazione. Continuiamo a tifare, a sostenere la squadra, lo dico anche al nostro ultimo tifoso che ha chiamato da casa. L'Avellino si sostiene sempre, non si sostiene solamente nelle vittorie, si sostiene soprattutto nelle sconfitte, ed è quello che ha fatto soprattutto quell'incredibile curva sud, nelle gare particolari, quando ci sono state delle sconfitte in casa. Non eravamo abituati negli ultimi anni a parlare di sconfitte, diverse sconfitte al Partenio Lombardo nel girone di andata. La curva sud è sempre rimasta al proprio posto. Cosa ha fatto? Ha spronato, ha incitato la squadra. Come vedete, i risultati alla lunga pagano, così come gli sforzi che questa società sta facendo. Quindi io dico, restiamo con i piedi ben saldi a terra, godiamoci questo straordinario momento, e visto, come detto, che siamo in chiusura di questo 2015, andiamo un po' indietro con la memoria, riviviamo tutte queste emozioni che abbiamo vissuto insieme. Lo abbiamo già fatto nel corso di questi giorni, rivivendo, come detto, le emozioni vissute allo Juventus Stadium insieme a Leonardo qualche anno fa, la partita di Coppa Italia che ricorderete. Tra l'altro, prima mi avete visto, è il bello della diretta, stavo facendo un segnale alla regia perché
vi voglio, se riusciamo, regalare un'immagine straordinaria che sta girando in questo momento sui social network. Vi dico semplicemente che il gesto che ho fatto io in apertura di trasmissione. Quindi vi chiedo di pazientare, speriamo ovviamente di poter chiudere con questa immagine che la dice davvero tutta sul momento esaltante dell'Avellino. Nel frattempo dovremmo avere in linea un'altra telefonata, la ascoltiamo. Pronto? Ciao, sono Antonio Avellino. Ciao, ciao. Senti, io sto ascoltando i vostri commenti e mi trovo d'accordo in modo parziale, perché fino ad ora l'Avellino ci ha deluso. Noi non cerchiamo la luna, io parlo per me personalmente. Non cerco la luna, però se il presidente mi dice inizio campionato, dobbiamo migliorare la posizione dello scorso anno e poi persistono i suoi errori nel dire no, noi abbiamo fatto tutto bene. Beh, io ho pensato che il presidente nell'ultimo intervento che ha fatto, il quale ha detto sì, qualche errore l'abbiamo fatto, e allora io faccio pace col presidente. Il presidente ha messo alcuni errori in campagna acquisti, si sta bene. Però il perseverare del presidente nel dire no, noi abbiamo fatto tutto bene e i risultati ci dicono altro, beh, lì mi dava fastidio, se mi sentivo per i fannelli. Questo. Quando invece il presidente ha detto ok, abbiamo sbagliato, è anche colpa nostra. Benissimo, presidente, pensiamo che non abbiamo fatto pace di nuovo. Questo dico. Il tipo dell'Avellino si sa che è così, è lunatico, come vanno i risultati così dall'Avellino. Poi io guardo anche indietro, cari ragazzi, quando io con Zeman a fine di giorno di andata, gli spauracchi, io li avevo all'inizio campionato, di fare quella fine lì, ringraziando Dio ci siamo rialzati. Ok, grazie ragazzi, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. E l'abbiamo analizzato anche noi ad inizio stagione, facendo un po' dei parallelismi anche con il passato, che vedeva l'Avellino in Serie B con determinati numeri, purtroppo a fine anno era sempre arrivata la retrocessione. Per fortuna, come ha detto anche il nostro telespettatore, abbiamo avuto la forza di rialzarci finalmente da quei bassi fondi per arrivare fino alla fine di questo girone d'andata in una determinata posizione. Ha parlato anche del presidente che in estate aveva detto l'obiettivo è quello di migliorarci rispetto allo scorso anno. Ad inizio campionato, poi naturalmente alla luce dei risultati e dei numeri, anche gli obiettivi sono cambiati. Nelle ultime interviste rilasciate dal presidente l'obiettivo era quello di lasciare quante più squadre alle spalle dell'Avellino per quanto riguarda la zona bassa della classifica, e possiamo dire che al momento questo primo obiettivo alla fine del giro di boa è stato raggiunto, con l'Avellino che ha 31 punti. Chiedo alla regia di mandare in onda la classifica per fare un po' due calcoli rispetto ai bassi fondi di questa classifica per quanto riguarda appunto la zona play-out. Al di là Como 14, Lanciano 18, poi c'è la Salernitana a 20. La zona play-out in questo momento è costituita da Vicenza e Latina, quindi al momento i punti sono abbastanza, sono stati messi diversi punti tra l'Avellino e la zona play-out. Chissà che ora, con il girone di ritorno, si possa cominciare a guardare nuovamente in avanti questa classifica, sempre più in alto, e non doversi guardare più indietro, a cominciare proprio dalla prossima gara che riaprirà il campionato di Serie B il 16 gennaio nell'attesissimo derby con la Salernitana. E torniamo a questo punto, queste sono le immagini della rimonta dell'Avellino con il gol di Gigi Castaldo contro la Virtus Lanciano, che ha sancito il ritorno a gol in primis di Gigi Castaldo. I tre punti dell'Avellino contro il Lanciano. Questo è l'altro gol di Gigi Castaldo, che da quando è tornato in campo ha messo a segno tre gol, e non sono pochi se vogliamo fare anche il raffronto con qualche altro centroavanti biancoverde. Questo è il gol, cinque vettori esattamente.
ci stavo arrivando. Da quando è tornato Gigi Castaldo, l'Avellino ha perso solo a Trapani, che è stata la prima gara dopo il ritorno dai 4 mesi di squalifica di Castaldo. Dopo Trapani, con Castaldo in campo o quantomeno a disposizione e subentrato, ha fatto 3 gol, quindi meglio di così. Da Castaldo, che molti dicono è stato il vero acquisto dell'Avellino e lo sarà anche per gennaio, i numeri in questo momento, Domenico, gli danno ragione. Ma al di là dei numeri, Leonardo, Castaldo non lo scopriamo oggi, lo dicevamo appunto prima, in quella trionfale stagione in Lega Pro. Castaldo è un leader e nel corso degli anni lo è diventato maggiormente. In questo momento, diciamo, è il simbolo unico che c'è in questa squadra, perché io ho visto soprattutto a fine gara l'abbraccio che c'è stato di tutta la squadra proprio nei confronti di Gigi Castaldo, che tra l'altro per l'occasione oggi rindossava nuovamente la fascia di capitano, perché era assente il capitano Angelo D'Angelo. È un leader assoluto all'interno dello spogliatoio, un leader fuori dal campo e un leader in campo. Con lui ovviamente le prestazioni anche dei compagni migliorano, perché è un giocatore dalla classe eccelsa. Abbiamo più volte, tra l'altro, avuto ospite nei nostri studi, e abbiamo sempre sottolineato che cosa ci fa Gigi in questa Serie B. Sappiamo bene la storia personale di Gigi Castaldo, è un calciatore che soprattutto con la maglia bianco-verde se la sente legata davvero al cuore, se la sente cucita addosso, è la pura realtà, ed è per questo che anche la società già diverso tempo fa lo ha premiato con un contratto pluriennale. Io penso che possa davvero concludere la sua strepitosa carriera con la maglia bianco-verde, e come hai sottolineato tu, ovviamente gli auguriamo anche di superare Biancolino in vetta alla classifica dei migliori bomber dell'Avellino, e quindi scalare ulteriori posizioni ed essere effettivamente il miglior marcatore della storia dell'US Avellino. Perfetto, ci fermiamo ora per un'ultimissima pausa, poi rientreremo in studio per i saluti finali. Rieccoci per l'ultimissima parte di diretta Stadio e Studio. Stiamo analizzando, o meglio lo abbiamo già fatto, tutti gli aspetti di questa vittoria dell'Avellino 2-1 sul Cesena. Ne approfittiamo per andare a rivedere tutto quello che è successo allo stadio Manuzzi, come detto, con Attilio Testera, che ha dovuto fare ancora una volta di necessità virtù, schierando una difesa inedita a 4 con Biraschi sulla destra, Chiosa sulla sinistra. I due centrali sono stati Rea e Liggi, che rientravano dal primo minuto insieme allo stesso Biraschi. Gidai è tornato a fare il suo ruolo a centrocampo con Arini e Gavazzi. Bastien ancora schierato sulla tre quarti alle spalle del tandem Castaldo-Trotta, ma a partire forte purtroppo è il Cesena, che al 12° trova il vantaggio con una bella girata al centro dell'area di rigore di Milan Djuric per il suo terzo gol in campionato. Djuric, che si era rialzato praticamente da pochissimo, aveva subito un fallo, era rimasto a terra per qualche secondo, si è rialzato giusto in tempo per farsi trovare pronto al centro dell'area di rigore ed insaccare l'1-0. L'Avellino non ci sta e si fa pericoloso con questa azione, con questo tiro di poco alto di Bastien, che si rifarà comunque nel secondo tempo sempre con un tiro dalla distanza. Ancora Avellino, lancio in aria, è Trotta che stoppa il pallone, si accentra e sempre di sinistro prova ad impensierire Aiardi, che quest'oggi ha giocato al posto l'infortunato ex Alfred Gomis. Abbiamo già analizzato anche questa immagine, che poteva essere si poteva sorvolare.
Qui è ancora una volta il Cesena a farsi pericoloso su azione di corner con la palla che arriva a Ragusa, un tiro cross che impensierisce non poco la retroguardia dell'Avellino. Avellino che si fa ancora pericoloso con questa ripartenza conclusa ancora una volta dall'ottimo Samuel Bastien con un tiro parato da Aiardi al 45esimo e il nostro portiere Gigi Frattali a chiudere lo specchio su questa ripartenza di Antonino Ragusa. Entra Insigne ed esce Rea con Gidai che torna a fare il centrale di difesa. Bastien torna a fare il centrocampista, Insigne va a fare il trequartista. L'Avellino si fa pericoloso proprio con il neo entrato che scaglia un tiro dal limite dell'area con Aiardi che chiude in corner e dallo stesso corner Insigne serve al limite dell'area Bastien, stop e tiro chirurgico preciso nell'angolino basso e insacca, come detto, l'1-1 dopo averci provato in più riprese, a più riprese nel primo tempo con dei tiri che sono andati poco alti sulla traversa, nel secondo tempo è riuscito a insaccare. In questo caso invece è Aiardi a fare un intervento super aiutato dalla traversa su un colpo di testa botta sicura di Gigi Cassaldo. Anche Gigi avrà modo di rifarsi più avanti. Il Cesena si fa pericoloso con questo cross dalla sinistra dove né Djuric né Ragusa riescono a metterci a fare la zampata vincente. Che sì, fa un'azione personale incredibile sulla destra, entra in aria, tira, prima Frattali, poi Chiosa, riescono a lasciare la palla fuori. E questo è il gol dell'Avellino con Marcello Trotta che recupera, mette in mezzo e Gigi Cassaldo stoppa e con un piatto destro insacca sotto la traversa il gol del 2-1, che poi sarà il risultato finale. Corsa liberatoria per Gigi Cassaldo sotto i 1400 tifosi dell'Avellino. Qui un altro episodio da censurare, ma non per il fallo in sé, ma per il cartellino estratto dal signor Abisso che ha espulso Mariano Arini, che salterà il derby contro la Salernitana, e il signor Abisso poi sancisce la fine della partita con l'Avellino che ha espugnato il Dino Manuzzi di Cesena per 2-1. Abbiamo rivisto tutti i gol, in vantaggio prima il Cesena con Djuric, poi l'Avellino è stato bravo con Bastien e Castaldo a ribaltare il risultato, con un Avellino che ora in classifica grazie ai suoi 31 punti aggancia il Cesena in virtù proprio della vittoria in questo scontro diretto, anche in attesa della partita, del recupero che nel frattempo domenica è arrivata la notizia ufficiale, se non erro. Sì, la Lega di Serie B ha già diramato il comunicato stampa ufficiale, si recupererà il 19 gennaio, al momento resta fissato come orario d'inizio le 20:30, però quasi certamente sarà suscettibile di modifica ovviamente questo orario. Ricordiamo, la partita è tra Perugia e Vicenza, quindi Avellino che fa un considerevole balzo in classifica alla luce di queste 5 vittorie consecutive, non era mai successo e bisogna dare i meriti in questo caso ad Attilio Tesser che quest'oggi ha sbagliato davvero nulla, ha azzeccato soprattutto le sostituzioni con l'ingresso di Insigne che è stato un po' bersagliato nelle ultime settimane alla luce anche delle prestazioni incolori del calciatore di Napoli. Quest'oggi invece Insigne, anticipiamo anche un po' qualche pagella. Insigne già l'ho detto, per me ha spaccato assolutamente la gara, mi è piaciuto come è entrato con cattiveria, giocate importanti da parte del trequartista napoletano, del resto proprio dal suo sinistro è nato poi il corner battuto appunto da Insigne, l'intuizione per Bastien. A me è piaciuto moltissimo Insigne. Purtroppo però, Leonardo, accantoniamo un attimo la parentesi sportiva, perché come ben sapete siamo in diretta. Prima Leonardo D'Avenia appunto
vi ha dato tutti gli aggiornamenti di questi giorni con il TG Flash, e purtroppo c'è una notizia tragica per la nostra provincia, perché proprio nel pomeriggio, intorno alle ore 16 ad Aiello del Sabato, in via Tavernola San Felice, un 18enne del posto è caduto dalla bicicletta e purtroppo è deceduto sul posto. Il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ovviamente in queste ore sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Avellino. Una notizia davvero tragica. Purtroppo questo 2015 si sta per chiudere con l'ennesima notizia di una morte, soprattutto di una morte di un ragazzo, una caduta dalla bicicletta. Purtroppo è davvero la nota stonata in questo pomeriggio di festa per lo sport, ma quando ci sono di mezzo queste notizie, questi episodi, ovviamente purtroppo tutto passa in secondo piano. E dispiace purtroppo dover chiudere questa puntata di Diretta Stadio e Studio con questa brutta notizia. Finora c'erano stati tanti sorrisi alla luce della vittoria dell'Avellino sul campo del Cesena. Come detto, siamo in chiusura di questa puntata di Diretta Stadio e Studio. Ringrazio come sempre l'amico e collega Domenico Zappella. Buonasera Domenico. Leonardo, ovviamente ringrazio te, ma permettimi di ringraziare soprattutto i nostri telespettatori, tutti i tifosi dell'Avellino che ci hanno inondato in questi mesi di telefonate, di messaggi, di complimenti, a volte anche qualche critica, è sempre ben accetta, soprattutto quando è costruttiva, per questa nostra prima stagione di questa nuova trasmissione Diretta Stadio e Studio. Come avete avuto modo di vedere, una trasmissione dedicata soprattutto a voi tifosi. Noi ci mettiamo la faccia giusto per rispondere alle vostre telefonate, ed è per questo che ringrazio di cuore personalmente tutte le persone che sono intervenute e tutte le persone che interverranno nel 2016, ovviamente sperando di poter narrare sempre solo vittorie e quindi avere questo sorriso, anche perché purtroppo, nonostante questa tragica notizia che vi abbiamo dato, proveremo a regalarvi un sorriso attraverso una fotografia che è stata scattata all'interno dello spogliatoio bianco-verde a Cesena. Eccolo appunto, grazie Manuele dalla regia, questo è la famosa manita di cui vi parlavamo in precedenza. Abbiamo esordito appunto con questa manita ricordando il pokerissimo calato e servito dall'Avellino. Perfetto, abbiamo aperto con la manita, chiudiamo con la manita. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle ore 21:30 con l'ultima puntata del 2015 di Contatto Sport. Per gli auguri di buon anno, quindi l'appuntamento è per domani sera. L'appuntamento invece con Diretta Stadio e Studio è per il 2016. Ritorneremo con il botto, con la prima partita del girone di ritorno, che sarà Avellino-Salernitana. Lo sai l'ultima cosa che mi viene in mente? Non sono così sicuro di trovare Torrente in sala stampa il 16 gennaio. Direi peccato. Ti dico solo questo, perché già arrivano delle indiscrezioni. Potrebbe esserci un cambio nella vicina Salerno dopo la sconfitta rimediata a Como contro il Fanalino di Cuda. Potrebbe esserci un cambio di panchina, ci sono già dei nomi in ballo. Io ne faccio uno perché l'ho visto inquadrato stranamente proprio al Manuzzi di Cesena. Ed è un ex biancoverde, è Colomba. Chissà che non sia venuto ad osservare proprio i prossimi avversari della Salernitana. Chissà, è un indiscrezione questa, però ho la sensazione che quando torneremo con Diretta Stadio e Studio, Tesser lo rivedremo sicuramente e ci farà assolutamente piacere. Torrente invece non lo so, vedremo. Allora, saremo a vedere. L'appuntamento quindi con Diretta Stadio e Studio è per il 16 gennaio per commentare Avellino Salernitana. Ciao a tutti.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.